Senza il gol di Garcia al 90° di Virtus Francavilla-Picerno 0-1 nelle immagini, il match in programma domenica prossima in Basilicata sarebbe stato ininfluente col terzo posto già al sicuro. In realtà il presente dice altro, anche se nell'ultimo atto i biancazzurri avranno a disposizione per chiudere i conti 2 risultati su 3. Va subito detto, lode al Picerno, splendida rivelazione al pari della matricola cerignola del girone C. Alla vigilia della sfida Pescara-Catanzaro era il 27 novembre, 15ª giornata. I lucani accusavano un ritardo dal Pescara di ben 21 lunghezze a 90 minuti dal termine della stagione regolare. I punti di differenza sono appena 3. Questo dice tutto sullo sciupio, sul patrimonio dilapidato dal Pescara che deve solo prendersela con se stesso. 35 punti conquistati nelle prime 14 giornate, 27 nelle successive, 23 gare con 11 sconfitte, di fatto una ogni due partite. Inutile naturalmente rimuginare. Il terzo posto, è vero, non garantisce la promozione, ma consente di saltare i primi due turni playoff e di accedere direttamente agli ottavi. Non è poco. Serve almeno un punto a Picerno. In caso di KO sarà quarto o addirittura quinto posto per la classifica avulsa se il Cerignola dovesse vincere a Castellammare di Stabia. Intanto Zeman recupera Rafià, rientrato in gruppo. Il franco tunisino ha smaltito il risentimento all'adduttore. Contro i lucani l'ex Juve ci sarà. Alle prese invece con un infortunio al flessore della coscia Luca Mora, da stabilire l'entità. Certo il forfè a Picerno. Solo una contusione al ginocchio per Cancellotti. Vergani ancora dolorante la schiena, ma l'ex Inter è sulla via del recupero. Nel Picerno certe le assenze causa infortunio di Pitarresi, De Ciancio, dell'ex Dettori e di Setola, che contro i biancazzurri sconterà la seconda giornata di squalifica. Previsto il rientro di Cuda ed Esposito. Designato l'arbitro, Picerno Pescara sarà diretta da Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Il tecnico dei lucani, Emilio Longo. Domenica c'è una finale a Picerno, sarà una grande giornata di sport e potremmo pensare anche in modo umile di fronteggiare una grandissima del calcio italiano e provare a metterla in difficoltà, sempre con umiltà, perché sono più forti di noi, ma noi proveremo in mezzo a campo di testimoniare il contrario.